Bene, adesso vediamo un attimino come fare il nasino. Abbiamo tagliato la nostra licra. Io uso quella che è monoelastica perché è elastica solo da una parte. Uso un ago che è un po' più lungo di quello del normale e non è quello che si usa per i materassi, è un ago che si usa per le bambole e il filo è quello dell'uncinetto perché è più resistente. Inizio col fare il punto sopragitto. Quindi infilo il mio ago. Io preferisco bloccarlo così. E poi tirando la maglina, tirando la licra, non la maglina, faccio in questa maniera qui. Passo l'ago da sopra e vado dietro. E spunto fuori, tiro, passo dietro e rientro, dietro e rientro. Adesso che ho fatto tutto il sopragitto lungo il bordo, lo allargo un attimo e devo riempire con la bambagia. Con l'ovatta, con insomma quello che avete. Inizio a riempire un po'. Se ci sono delle parti tipo questa, no? Che sembra vuota. Lo andate a riempire un altro pochettino perché il naso deve essere bello riempito e insomma abbondante. Magari vi aiutate con delle pinzette, con uno stecchino, senza fare il buco alla licra. Andate a riempire ancora un pochino. Quando vi sembra bello pronto, che è una bella pallina, andiamo a formare il filo. Io ho messo il filo doppio perché mi piace star tranquilla e bloccare il lavoro. Fermatelo bene. Ne faccio due. Ecco fatto. Ogni tanto sprimacciate un po' così, così. Poi potete anche spostarvi la bambagia dentro piano piano, così vi create proprio il nasino dell'ognomo. Quando siete soddisfatte del vostro lavoro, io ci faccio una passata di trucco. Noi andremo a metterlo esattamente così. Il nasino è pronto. Adesso prepariamo la barba. E io ho trovato il grigio e il nero, il bianco non l'ho trovato. Con la mia dima che vi avevo detto di preparare 8x2 più o meno, prendiamo tutti e due i lembi dei gomitolini e andiamo insieme ad avvolgerli intorno alla dima, cercando di mischiare anche i colori, perché così la barba verrà tutta bella mischiata e melangiata.
prendiamo un bel pettinino, una spazzolina delle bambole con i dentini belli. L'avevo qui da qualche parte, ma l'ho persa. E niente, facciamo con, di nuovo col pettinino. Quindi andremo piano piano, piano piano. Se avete qualcosa di più appuntito, Elvira per esempio mi suggeriva la spazzolina, quella con i dentini di ferro per pulire il, per spazzolare il cane, che viene meglio, fatelo pure, perché dovremmo fare proprio questo lavoro qua finché la lana non si apre del tutto, e quindi continuare a spazzolare la barba finché non diventa bella riccia riccia riccia, che non si aprono proprio i vari fili. Poi andremo a tagliare, insomma, a darle una forma quando l'applicheremo sull'ognomo. Andremo a fare un po' la parrucchiera, ecco. Ecco qui, vedete che già si sta delineando un po'. Ci vuole tanta pazienza. E continuiamo così fino a che non abbiamo fatto tutta la barba. Dobbiamo aprire tutti i filini della lana. Una volta pettinata, l'effetto è totalmente diverso. Questo è pettinato e questa è ancora la barba, la lana normale. Ok, quindi continuiamo e poi andiamo a vedere come assemblare il tutto. Comodità, direi che cucitura dietro, volendo anche avanti perché tanto va coperta da tutta la barba, e iniziamo ad incollare. Quindi colla caldo, facciamo uscire un po' di colla e la andiamo a fermare qui in cima, proprio in cima. Perché tanto, se avete fatto la stessa misura che ho fatto io, va coperto tutto fino in fondo, quindi abbiamo la base, la barba che arriva fino alla base, quindi poi andremo a sagomarla un po'. Diamo il tempo alla colla di asciugare e intanto andiamo a imbottire un po' il cappello. Prendo la mia bambagia. Adesso vi dico un segreto: i cuscini dell'IKEA, ci sono dei cuscini che costano 3 euro, sono messi sotto vuoto, e questa è l'imbottitura a fiocchi dei cuscini ed è meravigliosa. Hanno aumentato il prezzo quando hanno capito che usavamo i cuscini per imbottire le bambole e quindi, perché prima costavano intorno ai 2 euro. Allora, andiamo a spingere fino in cima la nostra imbottitura, la facciamo andare. Il cappello non deve essere stracolmo, deve soltanto avere una, insomma, un'idea di bambagia, non deve arrivare neanche molto sotto, perché noi dobbiamo andare a coprire una parte del corpo, altrimenti non ce la facciamo. Così basta, vedete? Ne ho lasciato un po', mezzo dito, dalla cucitura bassa, mezzo dito, ci siamo. Proviamo a calzarlo un po'. Poi, essendo pannolenci, essendo stoffa, comunque possiamo andare a tirare, ad allargare un po' il cappello se dovessimo aver necessità, perché è troppo stretto. Ok, direi che più o meno ci siamo. L'imbottitura, vedete, è qui, c'è ancora spazio. Ok, secondo step, dobbiamo andare a cucire il nostro bellissimo favoloso nasino. Allora, calziamo un po' il cappello e andiamo a vedere, a prendere le misure su dove fermare il nostro nasino.
Prendiamo così, vediamo se lo dobbiamo abbassare, alzare. Cerchiamo di avere un attimino di pazienza per trovare il punto giusto. Dopodiché andremo a bloccarlo. Quindi direi che questo punto a me piace. Prendo il nasino, metto un po' di colla e lo fermo esattamente qui. Ecco, tengo premuto perché deve asciugarsi. Finché si asciuga questa colla, poi invece facciamo un'altra cosa. Iniziamo a incollare il cappello dalla parte di dietro. Tenete sempre pigiato il naso e andiamo a calzarlo di nuovo per trovare il punto esatto, così facciamo due cose in una. Allora, cerchiamo di portare la riga del cappello sulla riga di dietro della cucitura in maniera tale da avere una continuità. Vediamo se si è. Sta asciugando. Allora, andiamo a bloccare il cappello adesso. Mettiamo un punto qua, tiriamo giù e attacchiamo. Il naso c'è. Ok. Quindi direi che possiamo andare a continuare ad attaccare. Direi che così mi piace. Alzo leggermente il cappello. Un punto di colla qui. Spero che si veda bene. Dopodiché, attenzione a non scottarvi, portate sopra e bloccate. Tenete fermo, ok? Tenete fermo così inizia ad asciugarsi. Poi dietro è asciutto, quindi teniamo il nasino e andiamo nel frattempo a incollare anche qui la parte laterale del cappello, quindi andiamo sotto e incolliamo. Poi il naso lì si è asciugato. Andiamo sotto, alziamo un po', andiamo a mettere un pochettino di colla, non esagerate perché sennò facciamo un bel pastrocchio. Tenete adesso bloccati i laterali così si asciuga. Boh, mi sembra un ognomo regge questa volta. Ok. Prossimo step, dobbiamo andare a sfoltire un attimino la barba perché come vedete è troppa. È troppa e quindi direi che possiamo andare a dargli una forma. Allora. Cerchiamo il mezzo, io parto dal mezzo e gli do una sfoltita verso i laterali. Ok. Parto sempre dal mezzo e vado verso il laterale, cercando di rispettare le misure che ho dato l'altra parte, un po' di qua e un po' di là. Qui taglio ancora perché evidentemente ho messo un po' di più di barba. Poi per il resto non vi preoccupate perché andremo a sfoltire ancora, andremo a coprire anche con il mantello, quindi non si vede nulla.
togliamo l'eccesso, togliamo la bombagia. Ok, adesso prendiamo, vi è stato chiesto di prendere la forchetta e quindi stacchiamo due dentini. Non importa se sono di misure diverse, perché tanto li dobbiamo andare a incastrare sotto e non si vede nulla. Quindi andiamo a trovare una posizione, la posizione corretta per i dentini, in teoria vicino al naso, destra e sinistra del naso, e andiamo a schiaffarli dentro. Quindi un po' di colla qui. Andiamo a inserire qui sotto. Finché si asciuga andiamo a mettere l'altra. Mi raccomando di rispettare la stessa lunghezza del dente che abbiamo già incollato. Allarghiamo leggermente la lana e cerchiamo di andare sotto spingendo un po'. Ecco. Stessa altezza, misuriamo col dito, quindi se dobbiamo spingere uno o l'altro. E lasciamo un attimino asciugare. Ok. Usando soltanto il grigio e il nero si vedranno per bene i dentini. Questo si vede un po' meno. Allora vado a togliere qualcosa. Ecco. Ecco fatto. Così adesso si vede anche un po' meglio. Adesso l'ultima cosa che dobbiamo fare è fissare il mantello. Quindi abbiamo preparato il nostro mantello, fatto tutto appunto festone o chi voleva cucirlo, quindi cucito al rovescio, risvoltato al dritto e ribattuto. Prendiamo la misura, scegliamo il lato più bello prima. Ok, in teoria dobbiamo incollare così. Ok, quindi prendiamo le misure di come deve essere, un po' più alto, un po' più basso che tocca per terra. Questo è a discrezione di come lo volete voi. A me piace così. Quindi cosa faccio? Mi prendo il centro dietro, vado a incollare qui il mantello nel mezzo. Ok. E lo vado a tenere un attimo perché ci vuole un po', perché certe volte sul panno lenci o sul feltro fa fatica ad attaccarsi subito. Poi misuriamo anche i laterali. Se voglio che vada così, devo incollare. Vedete? Quindi dove ho il dito dietro, qui ci metto il dito davanti e gli punto un po' di colla e chiudo. Stessa cosa, punto il dito dietro, sposto la barba. E qui, dove c'è la piega, ci metto un altro goccio di colla e vado a tenere premuto. Adesso andremo a sistemare anche un po' la barba perché non mi piace proprio.
queste sono tutte rifiniture che si fanno all'ultimo, ecco, quando uno poi vede un attimino com'è la cosa. Allora, in questo momento si sta asciugando, quindi la barba qui deve essere sfoltita un altro po', gliela taglierei proprio così, da qui, anzi da dietro, tanto questa parte qui viene poi, la incolliamo meglio. Quindi andiamo ad aggiungere un altro po' di colla qui sotto. Se non mi ha lasciato che si è raffreddata. Facciamo asciugare bene bene e direi che il nostro gnomo vampiro è pronto. Poi per le ultime rifiniture vedete voi un attimino se sotto lo volete più largo, sopra lo volete un secondo che vi vediamo un po' se riuscite così, eccolo qua. E questi sono i nostri gnomi. Spero vi siate divertiti con noi. Volevo ringraziare Elena per la collaborazione. Io vi aspetto per i prossimi tutorial. Iscrivetevi al canale, lasciate un like al video e condividete. A presto!